della Croce del Sud, estremo estremo di continente meridionale, diventato campo di concentramento. Un arcipelago siberiano sotto lo stretto di Magellano. Anche Luis Corvalán, segretario generale del Partito Comunista del Cile. Dichiarò Corvalán dopo l'arresto: il marxismo non potrà mai essere distrutto, così come non potrà essere distrutta nessuna ideologia che risponda alla propria epoca e agli interessi fondamentali della maggioranza della società.
Ho visto con i miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto. 7 anni dopo quel parasport crollò sotto una nevicata memorabile. La vittoria di Vladimir fu un eroismo da terza internazionale, una misura strappalacrime ottenuta dall'ultimo grande ventralista della storia. Con tanti saluti a Jacek Ciola e al suo amico Lech Wałęsa. Eppure quel gran fenicottero di Dietmar Mogebur. L'unico fosforista giustificato è il compagno Javier Sotomayor. La Gazzetta dello Sport scrisse molto di quello che allora era il nuovo record mondiale del salto in alto. La Yashchenko saltò il violente in attesa di una cabina telefonica. L'illustrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava. Dottor Wu, che con una cabina del telefono ci viaggiava nel tempo. Il solito dilettante laburista. Let's go.
noiosa. E non sai mai un'emozione da poco. Hai lasciato piazza piena tuo cuore, e non gentile, faccia sottile, faccia con la porta, sui cammini. Piazza la tua smacca, ma le tue parole sono niente, il colore bagnato di sport, già avevo il dispiacere di andare. Romanzetto criminale. Dove ho messo la golf? Difficile.
piazzale deserto, il soccorso chiuso. Nel gabbiotto ci sono tre poliziotti della stradale che giocano a carte. Leggo un cartello. Le auto rimosse si riconsegnano negli orari di ufficio. Tutto spento. I poliziotti mi consigliano di tornare domani. Per altro taxi da chiamare. Altri soldi buttati. Non posso aspettare. Riflettore la riconosco, tutta brillante nel suo grigione metallizzato, molto bagnato. Salto un cancello mentre i poliziotti continuano la loro briscola. Tolgo la multa ed entro nella mia auto tedesca che sono quattro marce. Smette di piovere. Accendo. Parte subito. I tedeschi sanno il fatto loro. Giro a passo d'oro attorno all'hangar. E questi imbecilli dell'autosoccorso rischiano di farsi fregare tutte le auto in custodia. Guido, a fari spenti nella notte, davanti ai poliziotti. Non mi vedono. La mattina dopo torno all'officina. Davanti al vetro dell'ufficio. Pago la rimozione, nessuna reazione. Per questo Lula non vince quasi mai. Io non avevo mai rubato niente. Poi una volta ho rubato una macchina davanti a tre poliziotti della stradale, non molto interessati alle presidenziali brasiliane. Che fosse mia non aveva. Quella sera grande importanza. Innocente rispetto alla strage di Bologna.
Francesca Mambro era allora come oggi la donna di Giusva Fioravanti. Un tizio colpevole di decine di delitti a sfondo labilmente politico. Delitti diventati famosi per la ferocia e la facilità con cui vennero commessi, spesso a danno di gente che nulla aveva a che fare con le sue cause e a volte dettati dalla follia piuttosto che da un qualche credo. Neofascista. Un ragazzo la cui gioventù venne violentata da troppa televisione. Giusva era uno pronto per la Uno Bianca prima della Uno Bianca. Qualche anno fa un giudice chiese a Francesca perché lo scelse come compagno di vita. A questa domanda rispose con una frase da ginnasio nichilista, lapidaria, nel senso di lapide. Giusva era il ragazzo più sensibile che io avessi mai incontrato. Thank you.
sono la sezione del quartiere Pappa Gnocca, il partito metteva i soldi, la federazione giovanile, i giovani, l'Arci, gli spettacoli. Suonavano i cosiddetti gruppi di base, storie improbabili già dal nome, Tortor Taxi, Cipango, Far Fronte. I Far Fronte facevano paura solo per quello. Una sera tocca di una specie di cantautore, il fonico dell'Arci che lo accompagna affamato, e mentre attenta il panino che gli ho appena preparato anticipa le magnifiche sorti dell'uomo in questione. Io resto in cucina a cucinare, lui appena fuori dalla porta a fonicare. In sala non più di 20 persone, sul palco un tizio schivo quanto basta a far Puglia Cosetta al microfono. Lo ascolto con attenzione ma non mi dice niente, mentre il fonico affamato giura che farà una grande carriera. Sarà, ma il pubblico sparuto del giovedì sera non pare garantirgli un promettente futuro. E anche il fonico sta lavorando a un disco improprio, eppure nel suo ne dicono gran bene. Mi sembrano tutti fuori di testa. Ma dove pensate di andare? Panini per due sedicenti futuri eroi della canzone italiana, ridacchiando alle loro spalle di quelle speranze un po' ridicole, nel loro grossolare errore di prospettiva, ripensando al circoletto, allo sfigato sul palco e al mangiapane tradimento che stava al mixer, credo che in quel giovedì sera sia andata poi di lusso quasi a tutti. Assieme alla sezione per far posto a una pizzeria da non solito. Andò che l'Arci spettacoli organizza spettacoli sempre più grandi e il cantautore ha fatto davvero la sua luminosa carriera, mentre il fonico si gioca da anni con un modenese il primo posto nell'immaginario collettivo. Il partito risulta non pervenuto. Ai noi. C'era chi si dava le stimolo al danesi e chi si drogava con le denti gomma che si trovavano solo in farmacia. Poi miracolo. Un giorno al circolo Gramsci